Agathe. La lieva ritorna. Perché? A che cosa ti potrà mai servire il vecchio Agathe? Ho scoperto l'identità dell'uomo della compagnia. Cosa? Non l'avevi ucciso anni fa? Quello non era davvero lui. Hai ignorato le mie parole e ora ammetti il tuo errore. Era tua responsabilità saperlo, non solo mia, Agathe. Ero bambina quando mi hai introdotto nella confraternita e fatto di me un'assassina. Hai finto di proteggermi, di combattere il nemico. E intanto la mia stessa matrigna, Madeleine, era l'uomo della compagnia. L'iniquità scorre nel sangue della famiglia. Agathe, fermo! Torna in te, ti prego! No, non può essere. Agathe, che cosa mi hai fatto? L'ordine è il futuro. Cosa? Ti aggredirono. Non sarei dovuto intervenire. Pensavo avessi uno spirito guerriero, come tua madre. Ma hai preso tutto da tuo padre. Quel pallido e smunto schiavista. Non hai il diritto. I nostri scopi non sono così diversi. Solo un misero inganno. Nient'altro. Devi solo aprire gli occhi. Agathe,
Non deve andare per forza così. I pezzi del disco di Chichen Itza. Aiutami. Dimmi a che cosa servono. Ti avevo detto di non parlarmene mai! Il sapere ci distruggerà tutti! E senza di esso continueremo a vagare nel buio. Per cosa? Per nulla. Basta! Scaccialo dalla mente! Maestro, non forzarmi la mano. L'Agate che mi ha addestrato è un uomo sincero e impavido. So che è dentro di te. Lascialo uscire. Che cosa ho fatto? Dovevo rimanere con tua madre. Saresti stata la mia bambina, cresciuta come una figlia, e non quello che sei diventata. Un mostro. Ora va, Agate. Corri e non tornare mai più. Mi auguri forse una morte lenta e inutile, da codardo? Come hai fatto con Ulloa? Non vivrò con disonore. Io... Agate! No!